Buonasera da Massimo Barchesi e da Cristiano Piccinelli che vi parlano dall'U Power Stadium di Monza, grazie alla collaborazione tecnica di Davide Cirimele. Tra pochi istanti inizierà la gara numero 4 della 20ª giornata del campionato di Serie A, prima di ritorno Monza contro Inter, una gara importante soprattutto per l'Inter in questo duello testa a testa in vetta alla classifica con la Juventus, che vede la formazione di Simone Inzaghi condurre con due lunghezze di vantaggio sui bianconeri, che giocheranno addirittura martedì in casa contro il Sassuolo, un duello che sfocerà nello scontro diretto del 4 febbraio al Meazza. Però prima ci sono delle tappe importanti da non fallire per entrambe le squadre: l'Inter stasera contro il Monza, poi penserà alla Supercoppa e volerà a Riyadh per giocare la semifinale contro la Lazio. Però chiaramente Inter che dovrà stare con la testa su questa partita, perché affronta una squadra che l'ha messa in difficoltà nel recente passato. Sono pochissimi precedenti in Serie A tra le due squadre, soltanto tre, bilancio in perfetta parità, una vittoria del Monza, un pareggio e una vittoria dell'Inter all'andata 2-0 in quella che era la prima giornata di campionato a San Siro con doppietta di Lautaro Martinez. Quindi Inter che dovrà prestare la massima attenzione contro una squadra ben organizzata, una squadra ben allenata da Raffaele Palladino. Vediamo Darmian con la gittata lunga all'interno dell'area di rigore per Barella, di coscia addirittura, poi attenzione a Di Marco, carica a sinistro, fuori di poco, subito con il suo piede Federico Di Marco si è trovato quasi all'improvviso questo pallone che gli è arrivato dopo un colpo di testa dell'ex D'Ambrosio, dopo un colpo di coscia di Barella, ha caricato il sinistro Di Marco, diagonale, pallone sul fondo, Darmian ancora a Inter, liscio di Turam, arriva Di Marco, sinistro, rimpallato per conclusione, pallone alto, ancora l'Inter pericolosissimo, ha provato Mkhitaryan all'ultimo, l'ultima conclusione è stata dell'armeno. Barella per Pavard, dalla destra ancora Pavard, parte il cross interessante, colpo di testa di Lautaro fuori. Ennesima occasione per l'Inter, davvero insomma sembra un tiro al bersaglio fino a questo momento la sfida tra Monza e Inter. Siamo soltanto al 10° minuto, c'è un check. Possibile rigore, sì, sì, per un possibile fallo di mano sul colpo di testa di Lautaro, crediamo. Il braccio indubbiamente era abbastanza largo, deve andare a rivedere il direttore di gara e secondo me questo episodio molto probabilmente verrà punito con un calcio di rigore, perché c'è stato sul tocco, sul colpo di testa di Lautaro Martinez, un braccio particolarmente largo, ha già visto il rigore, calcio di rigore in favore dell'Inter all'11° minuto sul colpo di testa di Lautaro Martinez. C'è stato questo intervento con il braccio largo, se non sbaglio, proprio di Gagliardini, esatto. E quindi rigore in favore dell'Inter, è stato pochissimo. Sì, è bastato davvero un fotogramma. Sì, è stato veramente poco. C'è Çalhanoğlu che andrà a calciare quando siamo arrivati al 12° minuto. Rigore per l'Inter, si sta giocando da torno a una porta in questo avvio di partita. Rincorsa breve da parte di Hakan Çalhanoğlu con il destro, tiro, rete! Inter in vantaggio al 12° minuto e sono 7-7 dal dischetto per Hakan Çalhanoğlu, 8° gol per lui in campionato. Sorrentino spiazzato, pallone basso che ha terminato la sua corsa alla sinistra dell'estremo difensore del Monza, che invece è andato dalla parte opposta verso destra. Monza 0, Inter 1 e dominio nerazzurro. Il rigore perfetto, come calciare in maniera imparabile un rigore, la finta a disorientare il portiere avversario, poi il pallone calibrato perfettamente nell'angolo al fianco del palo e dunque impossibile da raggiungere per qualsiasi estremo difensore. Hakan Çalhanoğlu si conferma davvero letale, mortifero dagli 11 metri, implacabile, non sbaglia mai e si conferma tale anche stasera qui all'U Power Stadium. Ma io credo, Cristiano, cioè, non, era quasi nell'aria il gol dell'Inter. Sì, beh, inizio, certo, dopo tante azioni, sì. Ecco, il Monza, sono passati quasi 13 minuti e il pallone per la prima volta arriva all'interno dell'area di rigore dell'Inter su passaggio all'indietro per Sommer, che ancora scambia con Pavard e nell'azione del rigore indubbiamente è stato decisivo con il suo cross, una pennellata sulla testa di Lautaro Martinez, che era andato ad impattare il pallone di testa. Poi c'è stato l'intervento con braccio
troppo evidente, troppo largo. Ancora l'Inter pericolosissima con Di Marco, pallone basso, rete dell'Inter di Lautaro, rete di Lautaro sotto porta, erano in due che potevano scaraventare il pallone in rete, Lautaro Martinez e Thuram che era sul secondo palo, pallone è arrivato a Lautaro Martinez che in scivolata ha depositato in gol. Siamo al 14esimo, l'Inter ha raddoppiato con Lautaro Martinez, il gol numero 17 in campionato per il Toro Nero Azzurro. Monza 0, Inter 2. Un'azione nata tutta in verticale di prima con il taglio di Di Marco da sinistra, il pallone in mezzo basso all'interno dell'area piccola e la zampata vincente di Lautaro Martinez, ma c'era anche, qualora Lautaro avesse fallito l'appuntamento con il pallone, Thuram a chiudere in anticipo sul difensore avversario. Insomma, è un Inter davvero straripante quella di stasera, perché siamo soltanto al primo quarto d'ora della partita, l'Inter è già avanti 2-0, ma ha avuto anche altre occasioni. Veramente è raro vedere un quarto d'ora iniziale di partita così dominante da parte di una squadra sull'altra. 2-0 per l'Inter con il Monza completamente annichilito da quando è iniziata la partita con l'Inter. Dobbiamo dire è stata bravissima la formazione di Simone Inzaghi ad approcciare al meglio il confronto, a far capire che aria tirasse questa sera al Power Stadium. Mkhitaryan poi cerca di lottare con questa palla ancora. Thuram fuori, in allungo il francese sul cross, alta pennellata di Di Marco dalla sinistra, bel gesto, non semplice Thuram ad arrivare sul pallone, è stato bravo, ha cercato di angolare in scivolata alla sfera che si è persa di poco al lato. Attenzione al cross, attenzione al colpo di destra e c'è il gol del Monza, ha segnato Pessina che riapre improvvisamente la partita, azione che probabilmente verrà valutata dal VAR, dal monitor di servizio, no, è regolare. C'è Bastoni che tiene in gioco Pessina che di testa da pochi passi ha battuto Sommer alla mezz'ora di gioco. Il Monza riapre la partita con il suo capitano Pessina e vediamo un po', no, l'ha annullato, gol annullato. E allora, ecco, stiamo rivedendo, ma veramente è una questione di... Sai, però la linea che viene tracciata non ammette repliche, perché può bastare anche un millimetro, però c'è il fuorigioco. Stiamo rivedendo nuovamente dal monitor di servizio quanto accaduto. La posizione di fuorigioco, mamma mia. Spalla e anca. Bastoni avanza. Guarda l'area di rigore dalla parte opposta, Mkhitaryan colpetto, mette giù il pallone, attenzione Thuram, tiro e pallone fuori di pochissimo, ancora una volta Marcus Thuram non trova per pochi centimetri la porta. Attenzione all'Inter con Lautaro Martinez, va in mezzo Thuram, pallone per Thuram, non ci arriva, ma non ci arriva, sì, di testa in tuffo, Malaga scaraventa fuori Mkhitaryan a porta vuota praticamente. Che occasione per il 3-0, che occasione, ripartenza micidiale da parte dell'Inter che in un amen dalla sua area di rigore è arrivato all'interno dell'area di rigore avversaria, pennellata da destra di Lautaro Martinez, forse era indirizzata a Thuram, leggermente alto per il francese, però c'era alle sue spalle sul secondo palo Mkhitaryan. Come ha sbagliato, io questo non lo so. Lautaro per Thuram, si guarda intorno, deve mettersi in proprio al limite, Thuram fuori, ancora una volta fuori Thuram, attenzione, dove ancora cross. Lautaro va via Gagliardini, pallone in mezzo, non ci arriva Mkhitaryan e se la cava il Monza qui, altra occasionissima per il 3-0 proprio all'ultimo secondo del primo tempo che termina. Cialanoglu chiama palla a Barella, al limite Cialanoglu per Lautaro, pallone al limite Darmian Mkhitaryan, pallone alto di poco, altra opportunità per l'Inter, la prima della ripresa al decimo minuto, la bordata da fuori area di Mkhitaryan, calciato di prima intenzione, pallone che è terminato alto, non di molto. E rinvio di Sommer, 13esimo della ripresa, Mkhitaryan onnipresente, va giù tutto regolare, ma il pallone dell'Inter norma del vantaggio, arriva Cialanoglu velocissimo, prende la mira centrale, la respinta da parte di Sorrentino, intanto viene battuto l'angolo da parte del Monza, doppio colpo di testa di Darmian, poi Barella, che numero per Di Marco, occhio all'Inter che se va in
contropiede, sono dolori per il Monza, pallone a centrocampo che sfila, ecco l'Inter con il solito Mkhitaryan, occhio a Lautaro, occhio a Thuram, pallone per Thuram di tacco, Çalhanoğlu, rete, giocata fantastica dell'Inter in contropiede, doppietta di Çalhanoğlu, su cioccolatino davvero, una perla, una gemma da parte di Thuram, di tacco l'assist per Çalhanoğlu che arrivava da dietro con il destro, ha fulminato Sorrentino per il 3-0 dell'Inter al quarto d'ora della ripresa. Doppietta di Hakan Çalhanoğlu che sale a quota 9 nella classifica marcatori. Çalhanoğlu che, lo ricordiamo, ha realizzato sul calcio di rigore il gol che ha aperto le marcature, ma davvero pregevole il tacco di Thuram all'altezza del dischetto, un rigore in movimento per Hakan Çalhanoğlu che non ha dato scampo a Sorrentino battendolo con il piatto destro. Monza 0 Inter 3. In Monza veramente nulla ha potuto di fronte allo strapotere nero-azzurro, un Inter veramente dominante, straripante, che ha segnato 3 gol, ma ne poteva realizzare minimo altrettanti, ma proprio minimo. Bastoni guarda l'area di rigore con il suo morbido sinistro, calibra, colpo di testa di Pavar, gran parata da parte di Sorrentino e l'Inter è andata vicina al poker. Gran colpo di testa di Pavar. Mota Carvaglio avanza contro Darmian, area di rigore, ancora il portoghese cerca di andare via, l'esperienza di Darmian lo ferma in un attimo, ma c'è rigore, da rigore l'arbitro, calcio di rigore per il Monza per l'intervento di Darmian che aveva bloccato l'avanzata di Mota Carvaglio, ma secondo il direttore di gara il fallo c'è stato, rivediamo un po', il tocco evidentemente c'è stato da parte di Darmian e allora l'arbitro ha indicato il dischetto, calcio di rigore per il Monza. Pessina contro Sommer, rigore confermato, Pessina prende la ricorsa fuori dall'area di rigore, va verso destra, calciata col sinistro, tiro, rete, fermo Sommer al centro della porta, pallone basso alla destra dell'estremo difensore dell'Inter e dunque Pessina sul calcio di rigore accorcia le distanze, 3-1 per l'Inter al minuto 24, secondo gol in campionato realizzato dal capitano del Monza Matteo Pessina. Lorenzo Colombo, apertura, Kyriakopoulos, anche un buon sinistro, ci prova Kyriakopoulos, Sommer respinge, ancora Darmian dentro, Frattesi si inserisce benissimo, Frattesi va giù, rigore, altro rigore per l'Inter, altro calcio di rigore per l'Inter, non c'è Çalhanoğlu, io non ho molti dubbi su chi potrebbe arrivare, forse. A meno uno da Vieri, Lautaro Martinez mi sa proprio di sì, atterrato, spinto netto Frattesi da Akpa Akpro, calcio di rigore, il secondo della partita per l'Inter, direi ineccepibile pure questo. Lautaro Martinez, minuto 39 nel corso della ripresa contro Sorrentino. Lautaro Martinez per il poker nero-azzurro, vediamo un po' se riuscirà nell'intento, parte Lautaro con il destro, rete centrale, Lautaro Martinez sotto il settore dei tifosi dell'Inter e l'Inter fa poker al 39esimo della ripresa, si va di doppietta in doppietta stasera al Power Stadium, doppietta di Çalhanoğlu, doppietta di Lautaro, Monza 1, Inter 4. 4 gol, punizione che però non me la sento definire pesante per il Monza, perché questa è semplicemente la constatazione delle differenze che ci sono tra queste due squadre e al momento ci sono 3 gol di differenza tra Inter e Monza. Quanto ha costruito l'Inter in questa partita, veramente, anzi è anche stretto il risultato alla formazione di Simone Inzaghi, c'è contropiede Inter, Mkhitaryan, Thuram controlla a seguire, Thuram passa da Caldirola, Thuram 5-1 Inter, numero di Marcus Thuram che finalmente è andato in gol dopo tanti tentativi soprattutto nel primo tempo al minuto 88, questo è un gol veramente pregevole di un grandissimo giocatore, perché solo i grandissimi giocatori fanno una roba del genere, un gol bellissimo, soprattutto la finta su Caldirola che lo ha messo praticamente, lo ha steso a terra, dribbling a rientrare e poi sinistro che non ha lasciato scampo a Sorrentino.
Pokerissimo Inter, siamo al minuto 88. Giocata sontuosa del giocatore francese, perché mette a terra anche Sorrentino, non solo Caldirola, sì. Aggancio, poi dribbling su Caldirola che va a terra, dribbling su Sorrentino che va a terra, pallone messo con comodo alle spalle del portiere avversario. 5-1 Inter, è un Inter straripante, è un Inter che ha dimostrato, insomma, la sua qualità. 49 gol, 49 gol in 20 partite, 10 incassati, con una squadra che ha tante anche alternative, perché il centrocampo può fare gol, gli esterni possono fare gol, gli attaccanti fanno sempre gol, non prendono mai invece un gol dal punto di vista del passivo. È una squadra questa, insomma, costruita per vincere. Partita finita con un successo importantissimo e netto degli uomini Inzaghi. È finita con la vittoria dell'Inter 5-1 sul Monza. È tutto dal Power Stadium di Monza, dove l'Inter ha stravinto contro la formazione brianzola per 5-1. La linea che torna allo studio di Roma, la Massimo Barchese, la più cordiale, buonasera.